altro. Ora, la bandana fino a continui. Ananas, loco, stavo. Fratelli e sorelle nell'amore. Sono le ore 15 di domenica 16 luglio 2023. Nella città di Manchester, ma soprattutto sul canale di Marco For Press. Io sono Marco For Press che vi dà il benvenuto e bentornati. Sta per avere luogo l'ultima partita di questa Master League, di questa serie di video di Pro Evolution. Guardate che fighe le maglie del Manchester United. Mamma mia. Mamma mia, io continuo a giocare a questo gioco solo per quello, lo so, lo dico ogni volta, ma è davvero, è bellissimo, più che altro rosico, perché il prossimo gioco che porto, perché Santa Polenta la so comprato apposta, non ci sta ste maglie così fighe, guardala, ma che bello, ma che bello. E 30ª giornata del campionato Master di Serie A, il Milano è risalito dalla Serie B la passata stagione come secondo alle spalle dell'Amsterdam. Tra la prima e la seconda divisione c'è stato l'Europeo vinto dall'Italia in finale contro l'Inghilterra e ora finalmente, dopo aver vinto già il campionato diverse giornate fa, questo Milano che gioca con le seconde linee, i giocatori superstiti della squadra originale del campionato Master, che ha vinto a Torino contro la seconda in classifica 2-1, oggi con questa partita saluta il canale, perlomeno resterà sempre con noi chiaramente in questa playlist lunghissima, saluta il fatto che ci saranno nuovi video più o meno regolarmente. Questo è l'ultimo video, molto probabilmente, è davvero molto difficile che ne riporterò altri. Ci sono tanti titoli che vogliamo portare, tanti PES che vogliamo portare, vediamo, magari tra diversi anni. Prima, come sapete, oh, Paul Scholes cerca il pallonettino, lo scavettino, il cucchiaio. Prima, come sapete, avremo il mondiale che inizierà, o domenica prossima o tra due domeniche, ve lo dico subito appena finisce il primo tempo. Finito quello, in autunno, probabilmente, difficilmente riuscirò prima dell'autunno, ci sarà la terza stagione del Milano, la seconda in Serie A, ma sarà giocata su Pro Evolution Soccer PES per PlayStation 1 e a livello difficile, mentre qui siamo chiaramente su Pro Evolution 2 a livello normale. Fare un'altra stagione normale non avrebbe senso. Wow, bellissimo York e Colli, Calypso Boys, li vediamo correre verso i tifosi Red Devils insieme a Ryan Giggs e David Beckham, l'autore del cross. Beh, Beckham pure. Abbiamo Serginho in avanti, forse dovremmo usarlo. Perché c'è Castello? Ah, perché Serginho mi gioca. Vabbè, mo tra il secondo tempo rimetto Serginho a sinistra. Che pirlone che sono, è vero, perché l'ho preso a posto De Boucher, che giocava a destra, caricata la formazione. Non hai problemi. E quindi io giocherò offline le due stagioni che abbiamo fatto qui con PES, cercando di arrivare con la stessa squadra. Devo assolutamente arrivare con la stessa squadra con cui ho concluso questo, perché voglio dare appunto continuità al progetto. Il campionato potrebbe avere delle discrepanze, io, come sappiamo benissimo, in teoria non ci sono Rio de Janeiro e Buenos Aires, ma ci sono Parigi e un'altra squadra che non mi ricordo. Quindi, e poi io partirò con la stessa composizione dei campionati, facendo le dovute sostituzioni, con la stessa composizione dei campionati con cui sono partito qua.
Quindi ci sta che retrocessioni e promozioni siano diverse. Però parliamo di roba di due squadre al massimo, tranne quelle chiaramente, le formazioni nuove, le franchigie nuove. E principalmente per dare un senso al mio acquisto, perché io avevo preso is Pro Evolution 2 perché dico ok, lo porto. Poi ho visto che PES era più aggiornato, allora ho preso anche quello, ma in realtà non mi fa impazzire PES proprio per la questione delle maglie. E allora fa due stagioni proprio no, no, non voglio sottoporre nemmeno voi. Siete sempre tantissimi a assorbirvi due stagioni, anche se la facessi durare una. Oddio, potrei fare. No, 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 no. No, 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 troppo spatti. Mi faccio due stagioni così di fila quando c'ho tempo. Arrivo a farmi la terza o la quarta, che sa, dipende dal tempo che mi ci vuole per fare la squadra. Per fare la squadra così. Ci facciamo una stagione sola di Serie A con il Milano su PES e poi passiamo a il Milan su PES 3. PlayStation 2. Cambiano i nomi dei giocatori del campionato Master, qualche giocatore del campionato Master si ritirerà e verrà, o semplicemente verrà sostituito, il Milano diventerà il Milan, partiremo dalla Serie B, la composizione Master League sarà diversa, perché saranno diversi campionati, però anche se la seconda divisione sarà unica e identica, indipendentemente dal campionato di prima divisione a cui decideremo di unirci, perché è l'unica presente. Dio caro. E probabilmente lì faremo sì tre stagioni, perché se non sbaglio, se su PES 3 c'è sta Serie B, Serie A e poi le coppe internazionali. E lì l'obiettivo chiaramente col Milan è quello di vincere la Champions. C'è poco da fare. Dopodiché faremo altrettanto con PES 5, Serie B, Serie A, Champions League. Finché non vinciamo la Champions, continuiamo a fare la stagione. E continuiamo a giocare, continuiamo a fare stagioni. In PES 5, anzi, passiamo un passo alla volta. PES 3, farò scegliere tramite sondaggio se utilizzare nomi, simboli e divise originali o farlocche, o tutto originale, o tutto farlocco, oppure solo uno originale, solo uno farlocco. Invertiti Sergino e Castello, probabilmente dal. Come l'ho fatto adesso. Ah no, è già successo? Ish, se passava! Stessa cosa farò per PES 5, che avrà più campionati, campionati più definiti, eccetera, eccetera. Ma molto probabilmente PES 5 non vedrà il Milano o il Milan protagonista delle stagioni, ma il Valencia. Questo perché io a PES 5 facevo la Master League col Valencia e quindi mi piacerebbe, sono indeciso, mancano ancora 4 anni tipo, almeno se tutto va bene, insomma, anche se ci arrivo. E l'idea mia è adesso è questa, potrebbe cambiare drasticamente, potrei per affetto giocare ancora col Milan, che tra l'altro sarebbe il Milan della stagione 2004-2005, quella di quella città dove è impossibile per una squadra italiana contro una del nord dell'Inghilterra, è impossibile per una città di Milano, una squadra di Milano vincere contro una squadra del nord dell'Inghilterra che è Istanbul. Quindi tipo il Milan più forte di tutti i tempi. Però io mi divertivo col Valencia. Mi piaceva il Valencia, anche così cambiamo, ci facciamo un campionato di Serie A e poi ci facciamo una Liga spagnola. Real, Barcellona, eccetera. Cerchiamo di vincere la Champions League, di fare il triplete contro queste squadre qui. Ecco, potrebbe essere questo l'obiettivo, non la Champions, il triplete. Quando facciamo il triplete, cambiamo gioco. E non so col Milan come faremo la squadra. Probabilmente farò la squadra di che mi pare. Non dubito che faccio il Milan. Farò un mix tra Milan e squadra che. Palo di Sergigno! Palo di Sergigno!
farò un mix tra Milan e squadre che mi pare, un po' come questo. E lo stesso col Valencia, insomma. E poi si spera che tra 6 anni minimo su eFootball ci sarà la Master League. A quel punto potremo fare quella, potremo fare la Master League di eFootball. In realtà io sono partito da eSport Evolution 2 solo per dare il tempo a Konami di implementare la Master League su sto cazzo di eFootball. Non è vero, ovviamente. Solo che dopo PES 5 non ci stanno più dei PES che mi piace. Forse il 2016. Dal 2016 in cui c'è il video. Quindi magari facciamo la Master League 2016, poi il 2018, poi il 2020, il 2021 che ce l'ho tutti. E che Cristo. E perché mi inquadra sempre Kelsen devastatissimo? Quante volte mi avete tocca a palla? Sarebbe fatto di una smaghetta large. Questa è la punizione perché sono comprato Serginio. Però così almeno. No. Sì. Sento parlare. Sarà tornata la mia dolce Valentine, difficile. Più probabile che arrivi verso le 8:20. E sono. È pomeriggio. Che vogliamo? Sono tipo le 15. Le 15 e 12. Scoccate in questo momento. Sergio! Bomba! Bosnic. Mi avvio fake. Dimmi sempre se... No! Non mi sto impegnando, non è come la partita col Torino. La partita col Torino, con la Torino, ero più, capito, c'avevo carico. È sempre, capito, una partita importante. Però dai, questa partita è servita comunque per fare un piano, un po' il punto della situazione e il piano per il futuro. Eccolo lì, chissà quanto tempo staremo su PES 3. Non c'ho manco tutta sta voglia di fare tutti gli editing. I nomi e le squadre forse sì, le maglie. Le maglie pure in realtà. E gli stemmi che è una rottura di cazzo. Perché gli stemmi con quei pixel. Cioè se vuole un'eternità. Un'eternità. Se sbagli devi rifare tutto da capo. Probabilmente gli stemmi li tengo falsi. Poi nomi e divise le faccio scegliere la gente, però mi piacerebbe le divise farle a me. I nomi ci sta anche usare loro, che fa. Sono orribili, è che dopo diventano orribili. Comincio a diventare Merseyside Red. Ma Cristo, Liverpool è una città e chiamano Liverpool, che cazzo te ne frega. Comunque, il gioco è finito, fratelli e sorelle nell'amore. E è stata una bellissima avventura, lunghissima, emozionante. Gasatissima. Mi hanno dato 0 punti, ma ho vinto il campionato. Avanza al prossimo incontro. Che succede? Mi date i soldi. Mi date i soldi. Attenzione, no, forse vediamo il Milano festeggiare. Vediamo il Milano festeggiare. La coppa dalle grandi orecchie. Quella del campionato master.
con Kelsen a pecora davanti al suo capitano, dopo essersi prostrato ripetutamente con Lazio, Bayern di Monaco e Manchester. Siamo campioni. Il Milano è campione. Fratelli e sorelle nell'amore, è stato davvero, davvero bellissimo giocare a Ice Pro Evolution 2. E ci rivediamo. Ci rivediamo, ve lo dico subito quando. Il 30, quindi tra due settimane. Domenica 30 luglio ci sarà l'inaugurazione della Coppa Internazionale di Ice Pro Evolution. Oh, Ambo fra 35 sordi. Perfetto. A questo punto facciamo mercato. Oh, retro Giallo, l'Amsterdam e il Parma salgono il Buenos Aires e il Dortmund. E io a questo punto farei mercato per la prossima stagione. Facciamo mercato per la prossima stagione. Compriamo Leonardo. Solo che non ce l'avrò poi. Eh sì, dai. Non mi fa comprare. Ah no, perché. Eccolo qua. Ah, devo darmi via Miranda. No, allora no, ci pensiamo. Io sono Marco NG Filipponi, alias Marco Fortress. Mettete un piace, condividete, iscrivetevi. Ma soprattutto, buonanotte.